Perché non fare pubblica della roba? Perché c'è molto bisogno di remare per l'Europa e c'è bisogno che l'Europa remi insieme a noi. Penso che un'Europa migliore richieda sforzo, impegno, coraggio e spirito di squadra. È un bel momento aggregativo. Perché sono figlia dell'Europa, sono figlia di una famiglia europea. Io sono un europeista fin da quando ero ragazzino, quando c'era ancora il Piero Spinelli in giro. Per conciliare due elementi importanti e fondamentali della mia vita, da un lato il canottaggio e dall'altro gli ideali politici che porto sempre avanti in ogni cosa che faccio. Sono qui in questa giornata di convivialità per dare nuovo slancio alla campagna One Europe per un'Europa fondata sui diritti. Che è una campagna in cui crediamo per dare un nuovo slancio all'Europa, perché le sfide politiche che abbiamo davanti sono grandi. Sono gesti simbolici necessari per dire l'orizzonte a cui vogliamo tendere. La Repubblica d'Europa è il pezzettino minimo per poter stare in questo mondo e impegnarsi nel costruire dei contenitori che possano fare la differenza. Oggi faremo questo allenamento insieme, è un modo per metterci in gioco e fare un piccolo passo in più per noi, ma di fatto per l'Europa. Gareggiamo per l'Europa, forza! Parte da dove? Di là, andando su. Vai, spingi di brutto. Grazie, ciao. Benvenuti! Noi siamo pronti qua a Torino, le barche già nell'acqua! Viva! Viva! Viva l'Europa! Viva l'Europa, buon vento! Devo solo prendere il ritmo. Non mollare fino alla fine, non mollare, vai! Ci possono essere delle azioni simboliche, simpatiche ma non patetiche, e quindi l'altro anno abbiamo pensato di nuotare tra Santo Stefano e Ventotene, che è un po' il fondamento simbolico dell'Europa. Quest'anno per ragioni di Covid non è stato possibile, vale a dire ci sono 10 che hanno nuotato mentre noi remavamo sul Po nello stesso tempo. Acqua salata, acqua dolce, chi rema, chi nuota, sembriamo dei matti. E invece noi crediamo che siano molto più matti coloro che in questo momento, dimenticando l'orrore della Seconda Guerra Mondiale e la fatica fatta per costruire l'Unione Europea, stanno remando, loro sì, in altro senso, per sfasciare l'Unione Europea. Noi siamo convinti che l'Unione Europea così com'è non sia sufficiente ad affrontare le sfide globali, ma scommettiamo su un salto in avanti, una Repubblica federale, perché crediamo che l'uguaglianza di diritti e di doveri sia la garanzia migliore per un futuro condiviso. Via! Lo sport può essere strumento di forte coesione all'interno dell'Europa, all'interno dell'Italia, all'interno della stessa città, della stessa società, e poi perché no, all'interno del mondo. Uno spirito comunitario, uno spirito di condivisione, se vissuto in prima persona, è di sicuro la migliore arma contro ogni tipo di stereotipo. Qualcuno mi acchiappa. 79 anni fa uscì la prima edizione del Manifesto di Ventotene. Da allora tanti passi avanti sono stati fatti, ma resta ancora tanto da fare. Affermare la necessità di un momento costituente in Europa per la creazione di uno Stato europeo che risponda a quelle che sono le esigenze e le richieste di un popolo europeo che già esiste.